Ecco, abbiamo subito in linea Daniel Pisani. Buonasera Melissa, buonasera Curio. Daniel, bufera continua. Allora, Juventus Milan non sa da fare, come diceva quel tipo tanti anni fa, è o no? E allora mi inviti a nozze, io ti rispondo, la bufera infernale che mai si arresta, perché direi proprio che ci sta a pennello, scherzi a parte, davvero non si sa più veramente di che cosa parlare e che cosa commentare. No, parlare fin troppo ci sa, però praticamente questa partita a questo punto diventa un problema anche per la Juve, perché il Milan, il calendario del Milan è sicuramente, ahimè, meno ingolfato di quello della Juve, perché non ha le coppe. Ma quando si potrebbe recuperare, tu che sei anche abbastanza attivo da un punto di vista proprio di numeri, di date e di situazioni? È una, fra parentesi, una partita importante, come tutte del resto, perché si tratta di una semifinale di Coppa Italia. Importantissima, ma è una situazione kafkiana, Furio. Io credo che a questo punto alla Lega convenga, tra virgolette, che sia la Juventus che anche l'Inter vengano eliminate dalle coppe europee per poter piazzare questi impegni sia di campionato sia di Coppa Italia. Non è proprio un auspicio molto era molto ovviamente delicato. La mia era una provocazione, ecco, sì, perché ove dovessero andare avanti, veramente ritengo molto, ti ringrazio per tutta la stima che hai, però francamente anch'io faccio fatica a trovare una sistemazione dove poter piazzare queste gare. Ma, diventa veramente molto molto complicato. Ma questa decisione da che cosa è stata determinata? Perché sembra che il governo, non so adesso in diretta se ci sia già stata una decisione, il governo vuole praticamente impedire, ovviamente vietare, tutte le manifestazioni pubbliche per un mese, tutti gli eventi. Il calcio in realtà avrebbe la possibilità, a differenza di feste di piazza e affini, di poter chiudere, sbarrare le porte e quindi di poter far disputare le partite. Sembrava che questa decisione potesse essere valida e potesse esserci comunque a questo punto l'esordio della prima partita di questo a porte chiuse di questa nuova soluzione. E invece così non è stato. Come mai? Io non riesco a capire a questo punto esattamente che cosa la Lega dove vuole arrivare. Francamente, Furio, non lo capisco nemmeno io. Tra l'altro è una soluzione che è stata trovata anche in Svizzera. In Svizzera il campionato, lo ricordiamo, è fermo fino al 1° aprile. Mi rendo conto che chiaramente ha un peso specifico completamente diverso rispetto alla nostra Serie A. Il basket si sta arrangiando come può. Questa sera un'altra squadra prestigiosa, l'Olimpia Milano, sta giocando contro il Real Madrid a porte chiuse. Ti condivido il tuo pensiero, quello delle porte chiuse. C'è da dire però, e lo saprai certamente anche tu, che è un giocatore della Pianese, tra l'altro il girone del calcio Como Serie C girone A, è stato trovato positivo e di conseguenza anche i giocatori della Juventus Under 23 che avevano giocato proprio con la Pianese sono stati messi in quarantena. Dove voglio arrivare? Che se si trovasse un giocatore di Serie A positivo, a quel punto lì veramente io credo che anche tutto il campionato potrebbe essere in seria discussione. Sì, il problema, a parte che la quarantena dura 14 giorni, però a questo punto sarebbe un campionato cosa che non verrebbe riconosciuto, che cosa può succedere tecnicamente e soprattutto legalmente? Io credo che chiaramente se non si dovessero disputare tutte le partite il campionato non verrebbe assegnato, ecco, sarebbe un titolo vacante per la stagione 2020, ovviamente non ce lo auguriamo. Non credo che esistano altri regolamenti, però ammetto la mia ignoranza in materia secondo cui il campionato possa essere assegnato per esempio alla prima classificata. Permettimi, è soltanto una battuta per drammatizzare una situazione così drammatica, o alla terza come è avvenuto in passato. Ripeto, è solo un po' di sarcasmo per drammatizzare, nulla più. Ricordiamo che comunque l'UEFA vuole una classifica per individuare le quattro, nel caso dell'Italia, le quattro squadre che parteciperanno alla Champions League 2020-2021 e le tre che invece parteciperanno all'Europa League. Va bene Daniel, grazie. Speriamo di superare questo momento. Di tornare a parlare di calcio, me lo auguro anch'io. Calcisticamente drammatico e soprattutto veramente imbarazzante un po' sotto tutti i punti di vista. Quindi